Expo Vending Sud 2015, siamo allo stand della Toda Caffè. Sono i proprietari del marchio Il Gattopardo. Buongiorno Giuseppe Toscano, che è il proprietario dell'azienda, ma anche e soprattutto il direttore commerciale, colui che pianifica le strategie per lo sviluppo e la crescita dell'azienda, è qui con noi. Saluta pure gli amici di VendingTV.it. Salve, buon pomeriggio a tutti, grazie. Noi ci siamo incontrati per la prima volta a Parigi nel corso di Vending Paris 2013 e poi successivamente anche in altre fiere. È mancata l'occasione e l'opportunità per riuscire ad approfondire quelli che erano i prodotti presentati nel corso delle varie manifestazioni. Oggi qui siamo riusciti a ritrovarci per poter presentare, diciamo, anche la lunga scia di novità che voi siete venuti a presentare. Da dove partiamo? Noi partiamo dalle ultime novità. L'azienda si propone sempre di più al fianco delle famiglie. Al fianco delle famiglie, quindi con prodotti che la famiglia oggi, con prodotti di largo consumo per la famiglia. Quindi da prima abbiamo presentato, già adesso sono diversi anni, il compatibile Nespresso. E adesso stiamo uscendo, appunto siamo qui per presentare a modo mio i solubili in espresso, e più avanti ci prepariamo per presentare anche altre novità. Quindi sempre più impegnati, sempre più presenti sia in Italia che all'estero, e quindi sempre più a fianco della famiglia e della macchinetta, in particolar modo della macchina da casa per la famiglia, in modo che il consumatore finale a casa possa avere ampia scelta dei prodotti che siano di proprio gradimento, che sia a modo mio, che sia Nespresso, che sia dolce gusto, che sia quello che vuole. Noi siamo presenti ad accontentarli, a soddisfarli. Sempre con le miscele che vi contraddistinguono, il brand Il Mio Gattopardo, che vediamo alle nostre spalle, un'immagine rivisitata e diciamo anche resa più friendly, se vogliamo, proprio perché disponibile ad essere in linea con la vicinanza alle famiglie italiane. Quanta italianità c'è nel vostro Made in Sicily? Tantissime italianità, direi il 100% di italianità. Voi siete reduci anche da una missione all'estero in Canada, nel corso della quale avete presentato i vostri prodotti. È stata una 15 giorni intensa, fatta di incontri, di presentazione dei prodotti che voi andate a realizzare, e con quali risultati? Ma i risultati sono stati molto soddisfacenti. Ovviamente il Canada è una comunità molto italianizzata, infatti molto probabilmente si dice che il 70% di stranieri sono tutti italiani. Quindi il caffè, tutti i prodotti alimentari, ma direi il caffè, c'è molto, si fa largo consumo del caffè Made in Italy, ma anche lì praticamente quello che va per la maggiore sono i compatibili. Perché? Perché la gente a casa proprio vuole effettivamente il monoporzionato, che sia carta filtro, che sia capsula, che nei vari formati e nei vari generi, però le persone lo preferiscono. Quindi sempre più monoporzionati, perché è molto più igienico, molto più pratico, molto più costante, sempre fragante, perché è sotto atmosfera protettiva, sempre più igienico perché vi è anche un antibatterico all'interno. Quindi vi è una bontà unica e importante. Il consumatore questo lo ha capito, lo apprezza, i prezzi oggi si sono anche abbassati, quindi è diventato un prodotto alla portata di tutti. E quindi, mentre un tempo era un prodotto solo di nicchia, perché ancora la faceva la padrona la caffettiera, ma adesso i prezzi si sono totalmente abbassati, e penso che sia giusto che sia così, perché man mano che aumenta la concorrenza effettivamente il prezzo diminuisce. Però è pure vero che poi il consumatore così ha una più ampia scelta di fare un rapporto qualità-prezzo e di comprare quello che più si addice ai propri palati e ai propri bisogni. Di fatto poi diventa il vero giudice del successo o dell'insuccesso di aziende come anche la vostra. Sì, noi siamo cresciuti tantissimo negli ultimi, in particolar modo in
4 anni a venire a questa parte. Abbiamo iniziato 5 anni fa un percorso di oltrepassare la Sicilia e adesso i risultati sono molto importanti e contiamo di renderle ancora più importanti, tant'è vero che l'azienda si appresta a fare un trasloco molto importante in una struttura molto, ma molto più ampia. Avremo modo poi di occuparcene con i nostri strumenti che sono Vending TV, Vending News, la rivista bimestrale della distribuzione automatica, e vendingnews.it, il sito, il quotidiano online di informazione più guardato al mondo in questo momento relativamente alla distribuzione automatica. Ma questo appunto vi ha consentito anche di aprire nuovi percorsi, ad esempio quello legato ai solubili all'interno dei compatibili. Sì, i solubili per noi è un passaggio molto, ma molto importante, infatti l'azienda ha intenzione di intensificare questo reparto produttivo, infatti nella nuova struttura vi è un'ala appunto addetta solo ed esclusivamente alla lavorazione dei solubili. Un'ala proprio chiusa dove ci sono operatori che si occupano, che tutti i giorni si occupano e producono solubili. Il solubile è stato creato appunto per la famiglia, infatti all'interno di una famiglia ci potrebbe sempre essere qualcuno che non prende caffè e quindi bisogna anche accontentare queste persone e soddisfare i bisogni più che altro di queste persone, un orzo, un cappuccino, un tè, una camomilla, una tisana, quello che sia. È giusto che un'azienda che si propone per la famiglia abbia un largo bacino in modo da soddisfare tutte le esigenze della famiglia, e questo è il nostro obiettivo, quindi ci proponiamo sempre di più a fianco della famiglia. Avete le idee molto chiare, Giuseppe. Grazie tante. E allora, noi proprio grazie alla chiarezza delle idee di Giuseppe Toscano, che è di fatto il Deus Ex Machina della Toda Caffè, non possiamo che complimentarci per la rapidissima ascesa realizzata in questi 4 anni che hanno visto questo brand crescere sempre di più, non solo sul territorio siciliano ma anche e soprattutto su quello nazionale, con una serie di aperture internazionali. Giuseppe, avremo modo di riparlarne, avremo modo di divulgare ulteriormente tutto quello che è relativo al vostro brand Toda Caffè e il Gattopardo. Nel frattempo ti invito a salutare gli amici di VendingTV.it. Pomeriggio e grazie a tutti, grazie sempre. Grazie a te, noi nel frattempo proseguiamo, non prima di aver assaggiato e gustato un buon caffè di Gattopardo. Tra poco continuiamo con altre novità qui a Expo Vending Sud 2015. Grazie.